Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Siamo in un nuovo torneo giocato sempre con i lupi. Questa è la semifinale nazionale del campionato CCS ASI che abbiamo giocato qualche settimana fa a Burago di Molgora, in un bosco che c'era, diciamo, lì vicino alla zona industriale, che ha permesso alle prime squadre classificate di accedere alla finale di Roma. Noi siamo arrivati molto carichi per questo evento che avrebbe potuto permetterci di fare davvero un ottimo risultato. Purtroppo vi dico subito che non siamo passati alle finali, ma già l'aver raggiunto le semifinali è stato per noi un grandissimo risultato. Il torneo si chiamava Operazione Arcobaleno, aveva una trama abbastanza basilare, molto simile a quella degli altri tornei che abbiamo giocato nel nostro campionato. Qua eravamo già ingaggiati con un tango che era in mezzo al sentiero. Quindi, diciamo, io come al solito stavo facendo il lavoro dello scout qui Secondaria a davanti, sinistra. al compito di occuparsi dell'uccisione di tango nemici in difesa. Ma come vedrete anche all'interno di questo video, in alcuni obiettivi, grazie ad alcune mie competenze, diciamo, guadagnate in un po' di esperienza sul Devo campo di passare. gioco e un po' anche qualche conoscenza che avevo di chimica, in un paio di OBJ dove serviva un po' di questo lavoro, un pochettino anche su quelli che erano OBJ primario e secondario, ho potuto dare una mano, e quindi avete in questo video vedrete Lo anche vedo. alcuni aspetti anche di quello. Spara in singolo comunque, eh. Tango giù. Qualcosa. Qui avevamo Cecchino X. già eliminato i primi due tango. Gufo. 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 Info. Qua mi erano state date delle informazioni che dovevamo esfiltrare. Come avete Contatti letto, telefonici. c'era scritto contatti Dai, che parte radiofonici. vado? In realtà Dove vado, c'erano più ragazzi? Da buste che parte andiamo disposte sui adesso? difensori e noi Fatemi una direzione. dovevamo esfiltrare solo i contatti telefonici, soltanto che io ho preso dalla fuga, ho letto male, per fortuna dopo ce ne siamo accorti e non abbiamo Soltanto. fatto questo errore. È Qua qualcosa? sono andato a perquisire il secondo tango, anche lui aveva Il qualcosa. In difensore ha qualcosa, eh? questo momento ha tirato fuori anche lui Contatti un'altra busta, cacofonici. soltanto c'era scritto Contatti contatti cacofonici. cacofonici. E questa volta mi sono accorto che era sbagliato. Poi da un altro tango abbiamo trovato la busta giusta e quindi alla fine abbiamo sfiltrato soltanto quella giusta. Per Secondario. Ok. andare a fare Andiamo l'UBG avanti. secondario, che erano alcuni documenti all'interno di una valigetta, serviva una chiave che non Sì, avevo in aspettiamo, mano, che ho preso io. e di conseguenza siamo andati prima a fare il primario, che era dall'altra parte del campo, che si trattava alla fine di far saltare la stazione radio. Ci sono io, Bietto, Quindi ci sono io nel io, ci sono frattempo io, ci sono sono io. tornato a dare supporto a Sono qua. Bietto qua davanti, mentre i miei Dimmi. compagni si occupavano principalmente Ok. degli OBJ. Tango giù. Qua, dopo che il mio compagno Bietto davanti era stato colpito, per fortuna ho individuato e eliminato il tango. Come vedete, stavo giocando con la mia nuova replica Evolution Airsoft, che si è Anche qui a comportata sinistra molto un molto tango giù, bene. fast web Sono qua. andato a Parla. perquisirlo. Hai qualcosa? Sì. Aveva la chiave che ci sarebbe servita per l'OBJ Ragazzi, ho la secondario. chiave. Ragazzi, ho la chiave, torno indietro. Cesco, mi hai sentito? Gufo, ho la chiave, ho la chiave. Joel, ho la chiave. Sono qua. C'è il secondario di là. Di là. Ha entrato qualcuno? Ho fatto? Ho fatto, ho preso uno. No, no, primario no. C4. Sei te. Muoio. Quindi niente, qua abbiamo fatto Lo vedo, lo vedo. saltare la Ore stazione 12, ore radio al 12. primario. Dopo siamo ritornati dove eravamo passati prima e abbiamo ricontrollato Perimetro nuovamente in libero. caso ci fossero dei difensori. Dopo siamo andati a fare quello che era questo secondario. Il nostro caposquadra Gufo si è occupato dell'apertura della valigetta. No, vabbè, ma Purtroppo è loro non stato sono ingannato pronti. dal meccanismo che andava disarmato da 3 secondi dall'apertura. Lui invece pensava che andasse semplicemente aperta, diciamo, con cautela. Infatti, come vi stavo dicendo, diciamo che la valigetta era minata. Qua sembrava fosse andato tutto bene.
e invece poi è partito l'allarme. Quindi a questo punto lui era morto, i documenti all'interno erano stati uccisi dall'esplosione della mina e quindi è impossibile da recuperare. Abbiamo preso le info che avevo lì in tasca, che erano i contatti telefonici, e alla fine abbiamo deciso di esfiltrare solo con quelli, visto che non c'era più nient'altro da fare. Infatti non abbiamo fatto tempo a completare entrambi i bonus che c'erano di esfiltrare in 15 minuti in almeno 6 operatori, di conseguenza abbiamo solo pensato con calma nei 20 minuti nel riuscire ad uscire. Questo è il secondo BJ, l'OBJ dove secondo me abbiamo fatto più fatica proprio da un punto di vista di gioco a riuscire a svolgere tutte le cose che dovevamo fare, mentre come vedrete negli altri obiettivi lì devo dire che anche io ritengo di aver giocato molto meglio. Qui il campo era abbastanza particolare, si apriva come anche nell'altro BJ sia a sinistra che a destra. Inizialmente ci siamo mossi sulla sinistra dove c'era un difensore e c'era il paracadute dove trovavamo informazioni per andare poi quello a svolgere gli OBJ. Quindi qui mentre i nostri compagni Skybietto avevano colpito il tango, l'hanno perquisito, hanno trovato delle informazioni che ci sarebbero servite qua per prendere la provetta, una provetta di materiale che era stata paracadutata secondo la storia, che andava portata. Questa provetta ci sarebbe servita per far esplodere il computer che era l'OBJ primario. Procedura trovata, adesso vediamo di prendere sto Laur. Johnny, fai te, stiamo qua, andiamo là. Usate la siringa fornita, sollevate lo stantuffo fino ad aggiungere 10 ml di liquido. Dietro dov'è? Mi sa che è andato a dare una mano agli altri. Staccate. Ma non è che ce ne sono di più. Cautela, ah. Due strette e versate il contenuto in una provetta sigillata. Qua nel frattempo avevamo preso la provetta e abbiamo raggiunto i nostri compagni che nel frattempo alcuni erano impegnati nel campo minato, che purtroppo era stato molto difficile, e di conseguenza il secondario che era a sminare il campo minato non eravamo riusciti a farlo ed erano stati un po' diciamo tratti in inganno, perché arrivati impreparati nella zona di gioco non sapevamo che lì ci fosse un tango ancora vivo che ci ha tirato giù inizialmente in due, ma poi in tre, poi in quattro, infine sei operatori sono stati eliminati soltanto da lui. Quindi questo è stato un po' il momento che ha condizionato troppo la nostra partita e rovinando completamente questo settore OBJ. Infatti se fossimo riusciti diciamo a cavarcela con due o tre morti avremmo potuto continuare e diciamo riuscire almeno sicuramente a fare il primario e anche magari qualche altro bonus. Vi ricordo che il primario era l'esplosione del computer, che andava bisognava passare quel reticolato lì e dopo posizionare la provetta che avevamo preso. Il secondario era sminare il campo che non eravamo riusciti. Dopo c'erano i soliti tre bonus che erano cose varie che purtroppo non avevamo potuto completare. Poi dopo aver fatto una piccola prova speciale, che si trattava di fotografare una serie di diciamo lampade che erano posizionate all'interno di un settore OBJ a parte, che non vi ho fatto vedere per una questione di tempo, siamo arrivati all'OBJ 3, OBJ 3, dove andava fatto una serie di tiri di precisione dove c'erano 8 sagome davvero piccolissime che dovevamo colpire una per ogni operatore con due colpi a testa. Joel è voluto andare per primo, lui ha sbagliato entrambi i colpi sulla sagoma che aveva scelto, di conseguenza non aveva senso per noi provare a sparare le altre perché non ce l'avremmo fatta in ogni caso. Comunque, come stavo dicendo, era davvero il livello di difficoltà altissimo e non penso nessuno sia riuscito a farlo, di conseguenza meglio così, abbiamo perso meno tempo e dopo siamo entrati qua cattivi e abbiamo fatto davvero paura. Dritto, dritto. Non so. Eh sì, un elmetto quello. Tango giù. Eravamo io e Sky assieme da questo lato, ci siamo mossi con l'OBJ qua davvero
davvero bene, abbiamo collaborato benissimo, ci siamo tenuti in comunicazione, i tango erano molto ben visibili, quindi è stato forse l'obiettivo dove mi sono divertito di più. Dove? E mentre noi stavamo pulendo, perché di qua non c'era nessun obiettivo da compiere, dall'altra parte i nostri compagni si stavano occupando del primario, che era la distruzione dei missili con il C4, e mentre il secondario era l'esagome, quindi era già andato, quindi tango, qua tango, ci rimaneva solo i bonus e i tango, che abbiamo fatto davvero molto bene. Tango giù, confermi? Tango giù, tango giù, sì, l'ho preso. Qui, anche qui, come vedete, con una raffica l'ho tirato giù, è stata una cosa veramente spaziale. Dopo, successivamente, mi ha detto Sky che gli stava sparando questo tango, sempre lì, da una zona abbastanza vicina. All'inizio non l'avevo visto. Tango giù! Ma appena si è mosso, tango l'ho colpito. Ancora uno. Era vestito con la ghigli, ma nonostante ciò è riuscito a vederlo all'interno del fogliame. Sky, ci muoviamo verso destra adesso. I bonus di cui nel frattempo ci stavamo occupando era l'esfiltrazione di tre buste, la fotografia dei missili, che era sempre lì il primario, e dopo sfiltrare in almeno 4 operatori. Qua con i tango avevamo finito, perché avendone presi noi tre e i nostri compagni, due, dovevamo solo pensare al resto. Abbiamo tempo. E praticamente dopo 10 minuti avevamo fatto tutto e dovevamo solo che sfiltrare. Infatti in 11 minuti su 20 noi, fuori, a parte il secondario delle sagome, avevamo fatto tutto. Ti amo. Come vedete ero abbastanza esaltato. Ma non era facili per tutti, non l'avrei presa neanche io. Ma te era fighetta, attacco il tiro. Io l'aveva sparato a Sima, ma io lo vedevo bene. Ho visto, vedevo l'elmetto. Io la testolina. Proprio. Mi sono esaltato troppo. Mi sono esaltato un sacco quel ghincoaio. Vai, vai, che ho freddo. Spaccare il culo tutti qua. Vi ricordo che se fischio. Qui siamo al OBJ numero 4. OBJ dove vi dicevo prima, all'inizio del video, dove ho fatto un pochettino di parte di gioco diversa rispetto al mio solito. Infatti sono stato nelle retrovie perché dovevo dare una mano a fare i settori OBJ primario e secondario. E nonostante ciò ho fatto comunque anche una parte di gioco. Quindi anche questo OBJ è molto carino. Sto muovendo. Dove sta andando? Qui stavano sparando questo difensore, che una volta fattosi scoprire essere messo indietreggiare correndo, abbastanza palese, e ironia della sorte, mentre tornava indietro è stato colpito dai suoi compagni difensori, hanno fatto un blu su blu. È stata una scena abbastanza divertente. Poi, visto che sulla destra qua Joel era stato colpito, mi sono unito al mio compagno Max, che era rimasto da solo, per andare a cercare di tirare fuori quel tango che aveva preso Joel. E dopo, comunque alla fine, ero riuscito a colpirlo. Ma niente, Max. Scendi i movimenti. Movimenti qua avanti. Tango giù. Tango giù, ancora uno. Porca troia, che botta di culo immensa. Qui c'è stata una scena bellissima, perché effettivamente io non avevo visto il tango che c'era lì. Avevo visto dei movimenti in mezzo al folto. Ho sparato ed era proprio lì. Max, dove, Max? Dimmi dove. Dai ragazzi, veniamo a prenderlo. Tango giù. Qua poi eravamo rimasti ingaggiati con quest'ultimo tango, ma li eravamo praticamente addosso in 5 da tutte le direzioni, quindi
l'abbiamo preso abbastanza facilmente. Quindi a questo punto, come nell'altro BJ, dovevamo solo che pensare alle cose da fare. Qui avevamo come primario disattivare la bomba, che era stata una, l'aveva già fatto Cesco dietro, quindi eravamo già a posto. Cesco, vieni qua, Cesco, mentre vieni la qua. Cosa che stavo facendo io era decifrare e sfiltrare tre formule chimiche, una valigetta, provette. E poi qua c'era anche uno dei bonus, che era la fiala di antivirus. Controlla prima di portarla via. Book, book. Non ce l'ho. Non è sul CH4. Book. U3, CH3. E non riesco a capire se è un O3 o un D3. O3 sarà. U3. Questa era la fialetta che dovevamo portare fuori. Era il bonus quella dell'antivirus. Anche se è una formula che in realtà non esiste. Era quella corretta. E poi c'erano queste tre buste, che erano tre formule chimiche che andavano semplicemente digitate su Google, perché non erano delle formule, diciamo, che uno poteva riconoscere, a meno che era una laurea in chimica. E quindi semplicemente digitandole su Google usciva la formula chimica. Ed era una cosa abbastanza semplice. C7, no, no, non me lo scrivere qua, mi serve il bloccato. Bloccato note, sto. Quindi semplicemente mi ha dato il blocchetto, ho scritto il nome delle tre formule, che alla fine erano tutti e tre corretti, visto che avevamo tempo, abbiamo potuto fare con calma. Anche la formula. No, no, solo il composto. Poi semplicemente quegli altri due bonus erano trovare nome e cognome del tecnico iraniano, che era quello che aveva creato la bomba, che avevano trovato delle info in giro, e poi la foto della bomba che era stata fatta sempre là in zona primaria. C3H5ONO23. È giusto, figa. Nitroglicerina, non glicerina. No, nitroglicerina, ecco. È troppo forte, non ti stavo dietro. Nitroglicerina. Poi l'altra. Una. Formula 2. C3H5. Ono 2. Mi dà N3O9, che però è... posso rivederlo un attimo. Tu cerca così. Sì, perché fai 3 per 3,9. Sì, è giusto, è giusto, è giusto. Ok, acetato di ammonio. D'ammonio. Sì. Tu, vabbè, va bene anche di secondo Google, secondo Wikipedia è quello acetato, non mi ricordo più un cazzo, lo studiate ste robe, ma creatore della bomba Assim Baram. Okay. Tieni questo, arbitro. Grazie. Ci sono delle foto, ci sono delle foto, vieni qua. Bomba fatta, e decifrare che formula è fatto. Fiala fatta. Fiala ce l'ha Max. Trovare nome e cognome del tecnico. Fare foto della bomba. Fatta. Cecchino c'era. Oh, io ho chiesto a tutti. Io non l'ho provato, sono fuori. Buona. Fuori. Insomma, alla fine anche questo BJ è andato abbastanza bene. Qua siamo invece con l'ultimo BJ, io BJ 5. Anche qui è stato abbastanza carino, mi sono divertito, ho fatto un piccolo errore per quanto riguarda, diciamo, mi ero un po' fatto troppo prendere la mano dopo i precedenti OBJ, avevo intravisto dei movimenti nel bosco, io ho sparato, ma in realtà era un civile, perché in questo OBJ c'erano tre, diciamo, persone legate, che erano tre prigionieri, e uno di questi tre andava portato fuori. Per fortuna quello che ho ucciso non era quello che dovevamo sfiltrare, quindi sono stato fortunato. Hai visto? Qui eravamo già ingaggiati, stavamo tritando come dei maledetti, non lo so. Perché eravamo ingaggiati da un tango. Tango giù. L'avevo visto. Nel frattempo i nostri compagni si stavano occupando degli OBJ, il primario era un tiro di precisione, andava fatto esplodere il carburante, diciamo, secondo la storia del book, andava fatto esplodere questi barili di carburante che avrebbero poi attirato l'attenzione di una guardia. Colpo di precisione che è stato fatto da Bietto. Ecco, qua c'è stato il momento di incomprensione in cui ho sparato al civile, anzi non solo qui, perché in realtà gli ho sparato per i prossimi tipo 5 minuti. Non riuscivo a capire. Un altro da destra. Hai visto? No, no, lo so, ma ha sparato da destra. Non vorrei fossero i prigionieri.
Però io adesso già ho già ucciso tutti, quello è il fatto. Potrebbe essere il prigioniero. Però se, non so se è già ferito o è morto. Se ho, se ho sparato uno di quelli col cartone, è morto? Certo, hai preso, okay. Ucciso un civile. Sì, confermo. L'ho ucciso, è ancora peggio. Ragazzi, ho qua sia un riservato personale che un biglietto. Ah, ok, ecco. Niente, ho riservato personale, faccio foto. Anche se non penso sia molto utile. Ambarabacci cocco. Non pensate a nient'altro voi. C'è una, la tenda in mezzo al prato. La tenda, andate avanti a pulire, non andate in mezzo al prato. Qui semplicemente stavamo, diciamo, finendo di colpire gli ultimi nemici che mancavano. Infatti avevamo ancora qualche cosa da fare. All'interno della tenda, che era in mezzo al prato, c'era una serie di documenti, giornali, e noi dovevamo portare fuori quello giusto in base alle informazioni trovate durante il nostro percorso. Infatti sapevamo che dovevamo recuperare una pagina di un giornale, ma ci mancava ancora quella che era la data giusta. Quindi in quel marasma di cose che c'erano, alla fine non abbiamo più portato fuori nulla. Arrivo. Mancano 8 minuti, Quindi il nostro obiettivo adesso era, diciamo, di pulire la zona qui in modo di poter andare tranquilli alla tenda. Soltanto che non avevo considerato che nel bosco là in fondo, alla mia cinquantina di metri, si trovava quello che era un cecchino, proprio con un cecchino bolt action, che ha fatto un ottimo colpo di precisione. Mi ha colpito sul fucile, ha colpito Jolly in testa, ha colpito anche il mio compagno Beto. Davvero, complimenti al giocatore. Arrivo. Qua? Qua? Qua. Uno di loro è morto. Mi fa il coglione. Vai. Porca vacca, c'è un mio partito. Vuoto. Al momento in cui sono volati addosso l'ultimo tango, che era là in fondo praticamente nascosto all'interno di un cespuglio in mezzo all'erba alta, e una volta eliminato lui, quello che cui dovevano occuparsi era l'esfiltrazione del prigioniero. Infatti per fortuna quello che avevo ucciso non era quello giusto, avevano la chiave per liberarlo. A questo punto, negli ultimi minuti, sono riusciti proprio al filo andare a prenderlo e portarlo fuori. No, mi ha preso sul dot, però bravo. Ciao! Hai 2 secondi gratis. 20 secondi adesso! Grandi ragazzi! Bravi Fischia! Porco bravi. Dio, bravi. Non è? No, No, si va, bravi. Se non lo sbagliavo. Perché sono caduto una volta, potevo cadere anche 2 o 3. No, dai, mancava 10 secondi. Bravi ragazzi. Grazie, ciao. Bravi, ciao. Vi limonerei tutti. No, grazie. Però... No, grazie. Ce l'ho già in mano. Che culo! Alla fine abbiamo portato a casa un 8º posto, non male, ci siamo comunque divertiti e quindi è stata una buona conclusione di questo ciclo di tornei di quest'anno. Bene ragazzi, questo video è finito, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo con la prossima partita.